straccio, un'ipotesi di viaggio. Che viaggio ti ha portato questo straccio? Un viaggio che è cominciato anni fa, e quando ho visto i primi miei stracci che pulivo, mentre pulivo i pennelli, praticamente intravedevo delle cose. E queste cose mi hanno fatto pensare, perché gettare via queste cose qui, no? Questi stracci. E ho iniziato a metterli da parte, una scatola di cartone, ho cominciato man mano che lavoravo, pulivo i miei pennelli, sia in studio che fuori, e mettevo da parte queste cose. E così è iniziato questo viaggio. Diciamo che iniziare un viaggio dentro una materia nuova, povera ma espressiva, tu la carichi di significati in più, e quindi ecco la chiave di volta di una soluzione nuova che ti porta dentro un viaggio nuovo. Ma tu ti senti un viaggiatore fortemente preparato a un viaggio nuovo? Sei curioso? Quanto sei curioso di questo viaggio nuovo? Sono curioso perché da questi, appunto, questi stracci che ho messo da parte, volevo vedere di mettere in esaltazione, diciamo, queste cose, di dare una nuova vita. Quindi ho creduto a questa cosa e sono andato avanti fino a quando è arrivato un momento. Una mattina mi sono svegliato prestissimo con questo desiderio e l'ho voluto mettere in pratica. Ho visto che venivano fuori delle forme, delle cose per me belle, significative, e quindi poi dovevo trovare il modo per poi come presentarle al pubblico. E questa è stata poi la ricerca anche, no? Come esporsi. Allora, direi questo. Ecco, dal Gattino come prima opera, agli omaggi a Schifano e a Marche, fino ad arrivare a tracciare un rapporto con Kandinsky e poi arrivare a Libertà. Secondo te, di tutto questo, qual è il legame che veramente li collega? Il lavorare sulla memoria di quello che è stato per ritrovarlo oggi, oppure dire è stato, però lo possiamo rileggere, e rileggendolo io mi sono sentito fortemente intrigato in questo. Ecco, devo dire che la versione questa mia ultima si lega molto al mio pensiero. Il Gattino, perché io, vabbè, come tanti di me amano gli animali, è stato anche magari una cosa casuale, no? Ci ho intravisto appunto questo gattino in questa mia opera e quindi l'ho intitolato Il Gattino. Ora, è anche vero il discorso che io provengo, come tanti sanno, da una città in cui sono nato, che si chiama Tripoli, in Libia, e ci sono appunto dei legami, sì, è vero. Tutto questo è avvenuto non casualmente, perché le cose avvengono, diciamo, in modo a volte che uno non so sa nemmeno spiegare. Ora, Schifano, non voglio raccontare tutta la storia, perché insomma sarebbe... Però Schifano nasce a Homs, no? Che suo babbo era leptismania, che faceva nel
negli scavi di Pismania, insomma, il ricercatore. E Giovanni Marche nasce a Tunisi, da famiglia livornese. Io, guarda caso, vengo a Livorno nel 70, e tutto questo mi ha portato a una cosa molto bella che avevo, ma senza pensarci, proprio a livello naturale. Secondo te, ecco, questo ultimo tema della libertà è una libertà sentita, provata, futura, oppure secondo te veramente è la libertà che vorresti vedere nell'arte perché ognuno possa respirare un respiro nuovo in un momento così particolare perché c'è bisogno di un respiro nuovo dentro a quello che è il mezzo espressivo? Io ho voluto chiudere appunto con questa, come si può vedere, con libertà le 12 opere che ho terminato come prima fase, 6 piccole e 6 grandi, e ho voluto chiudere con il segno libertà, perché libertà appartiene a ogni essere umano, e quindi spero che tante persone continuino a essere libere a fare arte come loro sentono di farla e proporla al pubblico senza avere paura di assolutamente di niente, di nessuna cosa, senza prostituirsi nell'arte, perché sennò cadi in una cosa molto brutta, praticamente è come se te non hai stima di te stesso. E la prima cosa è rispettare l'arte, quelli che la fanno, rispettare se stessi. Quindi bisogna essere spiriti liberi. Io fino adesso ho fatto e continuerò sempre avere lo spirito libero quando andrò fuori a dipingere, perché mi serve anche andare a dipingere fuori in modo in cui alcuni mi conoscono in questo modo nuovo, ma sempre con libertà assoluta, con spirito libero. Allora, domanda, tu pensi che ti verrebbe quella voglia forte di trovare dimensioni più grandi per queste situazioni, oppure ancora aspetterai un momento giusto, e quel momento sarà quando tu avrai verificato che tutto si è mosso nel viaggio che volevi? Ma sinceramente parlando, cioè io non è che mi aspetto delle cose oltre, no, vari confini, compagnia bella, però ce l'ho già nella mente di realizzare delle cose anche più grandi, delle cose più importanti. Questo è solo l'inizio, però è già partita la cosa, è già partita. Che poi in futuro farò vedere con calma, perché insomma, penso che i visitatori, no, i collezionisti di miei quadri che conoscono, diciamo, dalla vita, è figurativo che mi hanno visto sempre, insomma, crescere sempre un po' di più, e questa è una fortuna, perché insomma non è facile, ecco, far assaporare piano piano, come io assaporo in quel momento piano piano quello che sto facendo.
non fare subito un'indigestione delle cose. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a te. Grazie.